che la rivoluzione francese è stata un grande bluff, nel senso che ha parlato di andare a migliorare le condizioni del popolo, invece hanno istituito un modo di fare per sfruttare sempre di più i popoli. Quindi quando loro finirono la loro rivoluzione dovettero per forza attaccare l'Europa per andare a mangiare, per andare a saccheggiare, perché si era fermata l'economia francese buona di Luigi XVI e stavano veramente affamati. E allora dissero che portavano la libertà e invasero l'Europa, come sapete. Una breve digressione per far capire che ci successe a noi. Il Regno di Napoli, come ha detto Claudio Primo molto bene, era l'ombelico del mondo allora, e loro già cominciavano a sapere, loro chi. Guardate che noi parliamo sempre di quelli che hanno organizzato tutto questo, che hanno organizzato la rivoluzione francese, e la massoneria è sempre la stessa, e già allora era partita l'attacco del mondo. Allora questi qua si stava svolgendo alla fine del Settecento una lotta di potere fra i massoni francesi e inglesi per vedere chi doveva prevalere. Entrambi si misero d'accordo che una delle vittime favorite loro era il Regno di Napoli, che avevano una posizione strategica e una potenzialità economica che poi noi sappiamo si svilupperà benissimo, che a loro dava fastidio. Allora chiunque vinceva, con loro andava bene, purché Napoli perdesse. Allora Napoli era un obiettivo importante di quello che successe con questa guerra mondiale, che è la prima invasione francese dell'Europa. E come al solito i massoni avevano preparato prima le cose, non andiamo a semplificare troppo, cioè avevano messo un primo ministro inglese qua, Acton, che non era un caso, quello era inglese e sapeva bene quello che stava facendo, faceva 99 cose buone, ma una era quella là che dicevano a Londra. Poi, e questo Acton aveva fatto scegliere per la guerra contro i francesi un generale austriaco, Mack, il quale era un buon stratega, quindi c'era la possibilità che fermassero i francesi veramente. Allora che avevano escogitati, ma sono un'altra volta, che sono cose importanti, altrimenti non si capisce quello che successe. Misero intorno a Mack, che parlava soltanto tedesco, misero degli interpreti, persone colte, napoletane, filomassoniche, interpreti, che i suoi ordini dovevano passare poi alle truppe schierate, ovviamente nello Stato Pontificio, per fermare i francesi. Questi ordini furono travisati in modo che praticamente non poterono combattere i napoletani contro i francesi. E facilmente Championnet divise, separò e sfondò le truppe napoletane. Si disse che aveva vinto, pure là fu una battaglia comprata, preparata, perché non combatterono i napoletani, si divisero malamente e i francesi poterono tranquillamente arrivare nel regno. Quando superare i confini, lo sappiamo benissimo, lui viene proprio da quella zona, il nord della terra di lavoro, subito la popolazione insorse contro i francesi, loro capirono che non era più una cosa facile come prima. Mammone, Fra Diavolo, Prodi, Rodia vengono da quella zona e organizzano subito una resistenza non indifferente. A Napoli un altro guai che fece Acton obbligò il re ad andare in Sicilia. Il re non voleva andare in Sicilia, voleva difendere il regno, e tutti i giorni le cronache parlano che al largo di palazzo la gente andava lì e diceva al re di rimanere a Napoli, che dovevano combattere. Parliamo del re Ferdinando IV. Ferdinando IV di Napoli e terzo di Sicilia. Primo delle due Sicilie. Dopo. Nel 16. E allora Acton impose al re di andarsene, ma la perfida degli inglesi, ancora un'altra. Quando il re se ne andò, prima di Natale del 1798, la flotta napoletana, quella là che era stata ricostruita con grande sforzo economico, fu affondata dagli inglesi per non farla cadere in mano ai francesi. Ma queste sono assurdità che un po' di logica ci fa capire. Non poteva partire pure la flotta appresso al re, non poteva spostarsi a Salerno e poi in Calabria e poi in Sicilia a salvarsi. No, dovevano dare il colpo di grazia, affondare la flotta, che ci vorrà Ferdinando II per fare la grande flotta dopo. Quindi è tutto un piano contro Napoli.